Buonasera ragazzi e bentrovati in questa nuova diretta su Twitch. Ricordo a chi ci segue anche in differita su YouTube che siamo in diretta su Twitch tutti i giorni dalle 18. Quindi se volete partecipare, farvi vedere, farvi sentire, divertirvi insieme a noi, non vi resta che venire su Twitch, cercare il nostro canale e cazzeggiare. Cazzeggiare semplicemente. Inoltre vi ricordo che abbiamo un canale Telegram, chiocciola AnteHackerTV per trovarlo, in cui aggiorniamo costantemente su tutto quello che facciamo. Compreso, vi ricordo, che dobbiamo scegliere un altro gioco, ragazzi. Domani, forse domani faremo sempre Amnesia, non lo so, ora ci pensiamo. E dobbiamo iniziare un altro. Io avrei già una mezza idea, però mo ne parliamo comunque. Vediamo un po' com'è la situazione. Però oggi Amnesia, ragazzi. Continuiamo Amnesia. Vediamo che cosa succede in questo mondo stranissimo. Che cose strane, cose strambe. Cose strambe. Buonasera Pimpi e buonasera Tris. Come sta? Tutto bene? Tutto bene? Quanta musica. Il singhiozzo c'è. Sì, no, no, non ho singhiozzo. Cioè, oddio, mi è uscito un singhiozzo. Uno. E sto bevendo, quindi può essere pure quello. Allora, continuiamo, ragazzi, continuiamo. Sì, diciamo, tutto bene, diciamo, per quel che può andare bene, tutto bene. Ok, eravamo appena entrati qua. Vedo tanta luce però. Mi sembra abbastanza strana come cosa. Ma perché ci abbiamo queste cose addosso? Promemoria, attrezzatura macchina. Notare che ci sono solo due sbarre di ricambio immagazzinate per l'ascensore. Assicurarsi di scartare solo quelle duramente danneggiate e tenere le altre nelle stanze interne nel caso in cui compaiono tutte di nuovo tutte e tre. Vabbè. July 1839. Professor. Lo leggiamo con calma, ragazzi. Un secondo perché io capisco cazzo di cose, non è che mi fanno qualcosa, no? La luce. Ok, non capisco perché siamo sotto la luce. Comunque abbiamo. No, ma non sono topi, sono scarafaggi. Secondo me, fin dall'inizio che sono scarafaggi. Ah, volevo leggere un attimo la lettera. Allora, 5 luglio 1839. Oggi sono andato all'università a cercare risposte. Sono riuscito a intrufolarmi nell'ufficio di Herbert e prendere una rubrica insieme ad alcuni libri importanti. Il professor Taylor della facoltà di storia mi è stato molto di aiuto e sono riuscito ad approcciare l'argomento sfere. L'aspetto più interessante era costituito dalla loro diffusione nella loro cultura. In effetti, le sfere mitiche possono aver ispirato il globo crucifero. Crucifero? Mai sentito comunque. Che così tante
insegne reali hanno ancora oggi. No. In tempi antichi le sfere venivano portate dai sacerdoti come simbolo del sole e del suo potere. Mentre stavo andando via, udì per caso una conversazione allarmante. Sir William Smith, il geologo, è stato ucciso la scorsa notte. Cazzo, pure lui. Erano trascorse meno di 2 settimane da quando mi era affidato la sua competenza. So che è stupido, ma non posso fare a meno di sentirmi responsabile in qualche modo. Credo che voglia dire delle croci. E non so, globo crucifero. Sì, ma noi, però non avevo mai sentito sta cosa. Cioè devo parlare in generale, non l'avevo mai sentito, capito? In quel senso. 14th July, 1830. Va bene, ok. Non sopporto la voce sotto quando leggo, che non capisco un cazzo. Comunque, il diario di Daniel ossessionato. Ok. 14 luglio 1839, ho letto tutti i libri che ho trovato sull'argomento. Sebbene ricca di leggende e dicerie, la mia conoscenza manca della comprensione di cui ho disperato bisogno. Ho spedito lettere a quanti erano presenti sulla rubrica di Herbert e ho ricevuto risposte di diversa importanza. Oggi ne ho ricevuto una molto diversa dalle altre, da un barone in Prussia. Non diceva nulla sulle storie di altri tempi di sacerdoti nei templi sotterranei. Non li menzionava neppure, scrisse semplicemente: io so, io posso proteggerti. Viene al castello di Brandenburg, firmato Alexander. E quindi dove siamo andati noi? Cosa devo farne? Proteggermi da sola? Da cosa? Qualcuno mi sta dando la caccia? Cercai Brandenburg e lo tracciai nei boschi prussiani, vicino al Mar Baltico. Sebbene sia la lettera meno informativa tra quelle ricevute, mi provoca maggiore ansia e interesse. Mentre scrivo, i miei pensieri mi riportano agli incubi in cui un suono estremamente allarmante mi chiamava a gran voce. Un suono impossibile a descriversi, una voce dal vuoto. Le ultime settimane sono state orribili, con così tante notti insonni per paura di quei sogni orribili che quei sogni orribili si ripetessero. Domani andrò dal mio medico, il dottor Tate forse, con la speranza che possa darmi dei sedativi per aiutarmi a dormire. Bravo, bravo. Sedati, bravo. No. Una l'avevo trovata, cazzo. Dove cazzo l'ho buttata ora? Eccola. Qui un'altra nascosta, accendiamo pure questa luce. Anzi, addirittura è citato nell'enciclopedia Treccani. E che cos'è? Questo si apre. Ah, il carbone. Una buona quantità di olio per riempire. Magari dopo la usiamo. La pala non ci serve a niente. Ma qua la luce non la posso accendere? Ecco. È legato a Cristo e a tutti. E a tutti i nobili e reali che hanno il simbolo. Ok, ci serve l'ultimo ingranaggio comunque, ragazzi, che non vedo da nessuna parte qua. Qua c'è un'altra luce, la accendiamo. Vediamo se sta qua dietro.
Assolutamente no. Vediamo se sta nascosta da qualche parte. No. Però questa mi diceva che non poteva entrare qui. Non vorrei che fosse diversa. Ma no, è impossibile. Sarà la stessa dimensione, deve essere. Verso qualche stanza quando siamo entrati. Ah, eccola qua. Cioè, questa è trapassata. Macchinario ha bisogno di più lavoro prima di funzionare. Ok, quindi ci devo buttare roba qua dentro. Non c'è niente da bruciare che possa farlo accendere. Ok, tanto le voci, ragazzi, come al solito. Andiamoci pure questo. Ehi, quante ce ne stanno? Vabbè, non ce le butto tutto. Non so che basta. Ah, il bruciatore è pieno di carbone adesso. Okay. Bisogna di più lavoro prima di funzionare. Che vuol dire più bisogna di più lavoro? C'è qualcosa? Eh no, perché mi dice che il bruciatore ora è pieno, capito? Cioè almeno mi diceva che era pieno. Quindi non credo sia questo, però. Vedi, non c'è bisogno di aggiungere altro carbone. Ah, per più tempo. A qualche cosa da vabbè, andiamocene sopra, vediamo che ci dice sopra. Pure secondo me non è a tempo, però magari forse se leve si girano qualcuno che si dubbi alla fine cioè passano tutti da qui. Vediamo un po' se ci sta qualche cosa che devo attivare tipo qua. Manco. Fare niente, vediamo un po' se che non ho più lavoro, ho bisogno di più lavoro per funzionare. Ok, seguiamo un po' sti dubbi, vediamo dove ci porta. Posso fare qualcosa? No, posso fare qualcosa? No. Vabbè, saliamo. Ah, non mi sono preso l'olio, che ho detto dopo me lo prendo. Allora, vediamo qua. Flusso. Quindi è per qua che ci dovrebbe stare il problema.
Cos'è sta roba qua vicino? Stava pure giù. Sempre il solito disegno. C'è sempre il solito disegno. E qua non posso muovere niente, tra l'altro. Non mi dice flusso, quindi penso che sia questo il tranello. Il tranello. No, volevo andarmi a prendere l'olio. L'olio della lampada. Stava, non era qua. Dove cazzo? Ah, ecco. Oh, cazzo, mi ha riempito tutto però. E andiamo sopra. Andiamo sopra. Andiamo a vedere cosa ci offre il piano superiore. Guarda dove siamo entrati. Qua non possiamo farci niente. Qua. E manco me la fa prendere. Ok. Ok. Ok, pressione, perfetto. Queste sono le manopole che devo girare. Vediamo se c'è qualche riferimento a qualcosa. Riferimento a un cazzo. C'è riferimento a niente. A niente. Vediamo che ci diceva qua. Racconti. 17 luglio 1839. Come mi è sfuggito? Sono tutti morti. Arti sparsi, teste tagliate a metà, pelle scorticata come se fosse cotta. Sento che sto cedendo. Cosa sta succedendo? Sir William Smith, il professor Taylor e adesso il dottor Tate, che è morto pure lui. Mi stai seguendo? Come può non essere? È la cosa dannata che ho portato dall'Africa? Qualcuno mi sta dando la caccia? Non ho scelta se non credere al barone. È meglio che sappia cosa sta dicendo. Se si sbaglia, sospetto che se ne pentirà anche lui. Quindi ecco, noi siamo andati a fare questo viaggio in Africa, abbiamo trovato questa sfera, o meglio siamo andati in quella stanza dove c'era la sfera e siamo rimasti intrappolati, secondo noi per poco, mentre invece per il tipo era passato più di un più di un'ora che eravamo stati chiusi là dentro. Comunque siamo tornati, nel momento in cui siamo tornati appena abbiamo iniziato a mettere insieme i pezzi, tutte le persone morivano. E quindi è arrivata questa lettera del che abbiamo inviato noi, Ansel, là, come cazzo, gli amici del dottor Herbert, come cazzo si chiamava. E uno di questi ci ha detto, vieni qua che posso proteggerti. E praticamente noi siamo lì. Allora sto vedendo che qua sotto, no, non c'è niente, ok. Adesso cose che ok, sono stupidaggini, questo ok. Io devo aumentare la pressione. La data. Non lo so se è una data, onestamente.
capito sto commento, aspettate un attimo. Ok. 17.7.1893. E che è sta data? Cioè, nel senso che qual è la data? Cioè, perché questa data proprio qua? 17 luglio. Perché? S 1983. Perché 1900? Non capisco la data. Dove è uscita questa data, vorrei capire. Nel caso in cui. Secondo me è più una pressione che dobbiamo capire un attimo se ci sta qualche riferimento. L'ho letta io nel racconto. E quale di questi racconti che ho letto? Il 16 maggio 1839. Il 17 luglio 1839, questo intendi? Sembra strano. Però mo vado a vedere sopra se c'è qualcosa, perché io voglio vedere queste cose qui che a me mi puzzano, che servono per far aumentare la pressione sicuramente. Ma come? In che modo? Ok. Abbiamo un 3, 3, 5, 1, 2, 4. Possiamo fare 1. Possiamo fare 2. Possiamo fare solo così, ma il 5 non ce l'abbiamo. Il 4 ce l'abbiamo qua, però. 4. Ma 5 e 6 ce l'abbiamo solo qui. Quindi l'1 lo possiamo mettere, no, il 5 lo possiamo mettere qua, il 6 lo possiamo mettere qua, 5, 6, ci serve il 4, il 4 sta messo, il 3 sta messo, il 2 sta messo e l'1 sta messo. Sopra c'è scritto pressione, basta. C'è tutta sta roba, ma è pressione. Vediamo un po', magari siamo riusciti a farlo. Comunque, ho messo uno, cioè tutti i numeri da 1 a 5. No. Ma ora non vorrei che sia anche questo. Però aspetta un secondo, il fuoco va, quindi non credo che sia fuoco. Allora voglio vedere un attimo questo. No, non c'è niente. Ma per aumentare la pressione delle cose, vuol dire che stranissimo come cosa. Dire che devo mettere il numero più grande, ma non cambia un cazzo. No, sulle ruote non c'era niente. Qua abbiamo i numeri da 1 a 6 praticamente, però messi in modo strano. 1, 3 e 1, 3 e 5, 5 e 6. No, non vanno di continuo.
Mi sembra di no. Promemoria, non ci sono promemoria, racconti, sono le note. Promemoria, attrezzatura, macchina. Caso di barra, sono miscele esplosive, sezione per l'ascensore. 8 e 8, questo forse era, no? Se l'ascensore di guasto non si classe la macchina a vapore, ecco, per aumentare la pressione prima di incanalare la macchina. Regolare le leve e ottenere la giusta quantità di pressione all'interno della camera. I contatori dovrebbero leggere 8 sopra e 8 sotto. Ok. Ok, almeno ora c'ha un senso. Noi abbiamo un 6 qua, che non lo possiamo muovere. Vabbè, no, possiamo muovere, sì, 3 e 3. Quindi noi dobbiamo fare 8 sopra e 8 sotto. Cinque, tre, otto. Possiamo alzare questo. 3, 5. Sì, se abbasso questo ci dovremmo trovare, giusto? Con 8 sopra. Perfetto. Di più lavoro. Ma qua perdono la pressione qua però sti cose. Non è così. Il fuoco non può essere, abbiamo detto, però buttiamoci un'altra cosa dentro giusto per testare. Vediamo qua che sta scritto. Se mi sono perso qualcosa. Ok. Scusa che il flusso sia impostato secondo me. Bene. Funzione impostazioni barra triangolare. Sbarra di ampiezza 4 fasi. Ciclo flusso lavoro completo. Notare che la macchina non verifica la configurazione adatta fino a quando non inserite tutte le barre. Ma questo è proprio tutto l'ascensore. Se non te lo dicevo io passavi ore, no, volevo vedere un po' se c'era nelle cose qua vicino. Poi comunque dovevo leggerli per forza, sì, pensavo che ci fosse qualcosa sulle ruote che ne stavo parlando prima. Prima o poi li dovevo leggere quegli appunti se non c'era niente. Allora, il problema principale. Ok, forse è qua che c'è qualcosa ora. No. Io vedo come se alcune parti perdesse il vapore. Tipo qua. Come faccio a non farlo perdere? Eppure qua ci sono ste leve, ma non mi fa fare niente. Accesa sta roba. Sì, no, ho pensato pure io per quello, però. Che 8 ci stanno effettivamente, altrimenti si sarebbe sbloccato. Perché con la macchina deve funzionare per forza, non credo che ce ne. A meno che non è. Se io muovessi una leva, metterei tipo più carico da qualche parte, tipo qua. Spostare più. Ok,
Ok, non me le fa spostare più. Una volta ho trovato. Ok, allora il vapore l'abbiamo fatto, non c'è niente più da fare qua col vapore. E devo solo far funzionare quella macchina che ha bisogno di più lavoro, dice. Vediamo solo se qua c'è qualche altra cosa. Che pure sta cosa qua, dice flusso. Però qua non posso modificare niente. Ah, io devo metterci le barre dentro. Tratto per caso queste barre. Vediamo. Note. Se sono l'ascensore. Funzione impostazione sbarra triangolare. Sbarra di ampiezza a 4 frasi, ciclo fusto valore completo. Posso riprendere, quindi vuol dire che non è. Sbarra 4 fasi per estensione. Allora, come dicevo, istruzione per l'ascensore, barra mancante. Istruzione per l'ascensore. Funzione sbarra triangolare, che è quella blu. Ma ce lo dice? Ok. Quindi questa va qua. Sbarra circolare va qua. Questa qua. Perfetto. Manca la X, ma hai fatto il logo della PlayStation, sì. Non fa bloccare tutto. Fa bloccare tutto. Fa scassare tutta la macchina. Non si scassa. Vabbè, non si scassa, non si scassa, ragazzi. È fatto bene. Se si sta incazzando, si sta incazzando. Ecco, si sta incazzando. Schiaffi a destra e a manca prendo. Sta incazzando. Ma qua prendo schiaffi. No. Strano. Dietro una scossa. Una scossa. Una scorsa. Dietro una. Una scorsa. Una scorsa nel senso di leggere veloce. Ma vaffa. Oh cazzo. Che sta succedendo? Che cavolo succede? Cosa cavolo sta succedendo? Ripeto, cosa cavolo sta succedendo? Ok, possiamo prendere solo l'ascensore ora. Via! Non dovevo chiudere le porte. Ansimava pesantemente, facendo del suo meglio per trattenersi dal gridare. L'armadietto di medicinale era stato rovesciato e giaceva sul pavimento. Raggiunse la porta di vetro rotta e afferrò tutti i sedativi che trovò. Così. Via. Non serviva chiudere la porta.
siamo nella merda. Posso frenare? No, non posso frenare. Cazzo. Tolse il panno che proteggeva la sfera. Alexander si stese, la prese e la mise contro la luce. Coprila, disse. Discendente. No, non sono morto, Triss, non sono morto. Assolutamente. Ah. Come abbiamo fatto a sopravvivere? Vabbè. Dettagli. La nostra luce bianca. Su, da questa parte, che cos'era? Perdonami, avrei dovuto avvertirti. Una delle mie responsabilità da barone è quella di custode della prigione. Qui è dove vengono rinchiusi i criminali. Azzo. Come una prigione molto simile su un indigiano. Giustamente. Giustamente andiamo in una prigione. Giustamente. Allora, vediamo un po' se possiamo toccare qualcosa. No, non possiamo toccare niente. Ecco che urlano già. Ma qua non posso. Ah, vero che posso lasciare queste cose. Vieni qua, tronco, vieni. Vieni qua, tronco. Vieni. Ma questo non lo posso spostare. Ah, però posso fare il trabocco di cosa così. Vieni qua che ti sposto. Tutta la potenza che c'ho nelle mani. A te disposto, che credi? Ecco. Che devo fare? No, così. E così. Ottimo. Vediamo un po' quanta... la cosa è tutta piena. Ma che cazzo è? Dove vado ora? Vado dove sta il sangue, giustamente. Ma siete ancora svegli? Perché sono le 11? Sebastiano, martello ci abbiamo. Ora il martello cambia tutto. Cazzo. Allora, vediamo qua dentro cosa c'è. Olio, perfetto. Adesso, guarda che c'è uscito da qua dentro. Sì, ma sento sti rumori strani. Ecco. Porca puttana. Ma perché non riesco a aprirla? Io voglio andare dove c'è quel tipo. Di solito i vecchi questo la dormono. E infatti perché sei ancora sveglio? Quella è la domanda. Allora. Quest'ora si fanno i giochi horror, Nico. Che cosa c'è? Non accendere per forza. Eccoli qua i topi. Chi è che li voleva i topi? Che cazzo è? Ah, è una roba di merda. Mi ho dimenticato una cosa.
Lo acciappo un topo? Lo acciappo nel secchio? No. Scritto. E se cose addosso, come ce le togliamo? Da qua da dove veniamo? Accendiamola, questa almeno mi ricordo che da qua veniamo. Qua non c'è una torcia da poter accendere qua. No. Vabbè, andiamo sopra. Cazzo! No! No! Cazzo! Dove scappo? Dove scappo? Porca puttana. A cosa pronto? Non so nemmeno che cazzo sono. Ma tutto bene. Serenità mentale. Puntini, puntini, puntini. Oh cazzo. Manco la torcia qua. Non c'è fatto, vedo, è molto corrosa e debole. Vediamo un po' se riusciamo. Non posso l'oggetto in questo modo. Ah, quindi gli devo lanciare roba addosso, secondo me. Questo invece si apre. Okay. Perfetto. Madonna, sta luce. Dove si trova lei? Non te lo dirò mai. Non te lo dirò mai. Stai solo peggiorando le cose. Guarda, questo non è un posto adatto a una ragazzina tutta sola. Potrebbero colpirla o peggio. Non c'è che dire. Vabbè, questa ragazzina stava appesa qua. Vabbè, cioè, sta tipo stava... Ecco qua. No, no, c'ho un martello e m'ho trovato sta cosa. Sono uno delle due. C'ho il martello. Ecco. Perfetto. Che non mi fa? Ma perché mi dà solo? Ah. Quanto mi riempie? Contiene meno della metà dell'olio. Ok. Meno un po' me l'ha dato, eh. Ok, queste due porte le abbiamo viste. Vediamo qua che cosa c'è. Olio. Buono. Area della cella numero 2. Oh, cazzo. Cioè mi ha spento, vediamo. Dai cazzo. Se mi vediamo, se no muoio.
Cioè, io non so come aumentarmi la sanità mentale comunque. Servirebbe i vermi, quelli blu. No, i funghi, scusami. Ora qua fuori. Vado col martello. Cazzo. Vabbè, non mi fa usare niente. Che faccia di merda che hanno questi. Vieni qua, vieni. Io non gli posso lanciare niente. Ah, c'è la di trapassa. Ma vaffanculo. Quindi non posso ucciderli, no. Devi portare. Che devo portare? Ma come ho messo di... Ma perché sono qui? Ah, questa è la sanità mentale che è scesa a manetta. Ok. Lara sì. Il problema è mo. Ah, qua siamo all'inizio, giusto? Ok. No, non siamo all'inizio. Cioè, questa è la cella numero 2, area della cella numero 2, questo lato qua però. E noi da qua che venivamo? Come lo rompiamo sto coso? Ok, devo trovare qualcosa per rompere questo. Ok, vediamo qua dentro se c'è qualcosa. Quanti ne ho ancora? 16. Ora, questi cosi. Ma mamma, non voglio andare via senza di te. Scappa, bambina, devi andare. Trova Gabriel. La guida. No, vieni anche tu. Vabbè, non verrai quella che la cattura, no? Ok. Allora, cioè, sono scappati. E dove sta sto buco che sono uscito? Ah, questo. Questo sarebbe il buco dove sono uscito. Cioè dove è uscita la bambina.
quanto fa a spostarlo il suo letto? Eppure mi dà l'opzione. Olio ciò? Lo sapevo che è poco l'olio. E la papera non galleggia. Qua non c'è, non c'era niente, ok. Qua già ci siamo venuti. Ok, qua già ci siamo venuti. Scendiamo di nuovo giù, ma non mi interessa. Questa è la porta che non potevamo aprire. Ok. Ok. Qua c'è qualcosa? No. All'inizio qua da dove siamo partiti, ok. La cella 1. Ma c'era qualche altra cosa qua? Qua da dove siamo scesi con l'ascensore. Ok. Area 1. Girando qua, arriviamo qua giù e non c'è niente. Ok. Poi andiamo avanti. Non voglio salire, andiamo da quest'altro lato e troviamo dove sta la striscia di sangue. Poi tra l'altro anche questo possiamo aprire. L'unico è salire. Si è rispenta la torcia. Allora, qua ci siamo già andati. Qua ci siamo già andati. Ok, qua ci siamo andati. E qua dove c'era il fatto del letto che non si sposta. Ovviamente più.
Ragazzi, sono perso qualche stanza, mi sembrerebbe di no. Sempre così, ma me lo fa spostare. No, non me lo fa spostare il letto, nemmeno questo. Cioè, nessun letto mi fa spostare. Cioè, me lo indica pure, però non me lo sposta. Ah, questo me l'ha spostato, però. Eccolo qua, il buco. Foro troppo stretto. Ah, quindi se ora ci prendiamo questo. Ok. E tanto non era in quella stanza. Oh sì, era quella stanza. Boh, ho dovuto prendere il letto comunque al centro. Se non lo prendevo proprio al centro non si spostava. E non si spostava nemmeno con gli oggetti. Non so perché. Dove cazzo siamo? Destra o sinistra, ragazzi? Destra. Dai, spostati. Forse dobbiamo uscire. Andiamo a vedere a sinistra che cosa c'era. Ma dubito che dobbiamo uscire. Andiamo a vedere a sinistra che cosa c'è. È chiuso. Ok. Chiuso, è chiuso. Perfetto, perfetto. Ok, siamo qua. Si muove la porta. Ah, questo è quello col lucchetto. Ah, ok. Perfetto. Cucina. Magazzino. Fido la torcia, ragazzi, un macello ora. Cella numero 3. Brandenburg 1 di 3. Ascolta sempre Tris. Is he safe? Well, it's for his own good. No. Ehi, vabbè, l'ho pure accesato. Però qua si sta mentale. È scappato. Dove si trova adesso? Olio per la torcia, però bastardi.
Barattolo di vetro. Dovresti essere abituato. Sì, ma infatti sto giocando praticamente senza sanità mentale da un bel po'. Ora si è ripreso un po'. Abbiamo un po' di olio, ma pochissimo. Proviamo. Qua c'è il lucchetto che non possiamo aprire. Ma perché mi ha preso la torcia senza olio? Celle area 4. Sono scappato dalla 3 alla 4 io. Era entrato da qua, vero io? Olio, ottimo. C'è scritto magazzino. Cucina. Ok, qua dovremmo tornare indietro verso la cucina, mi sa. Mettiamoci un po' d'olio. Sì, sono arrivato nella parte cucina, però nella cucina non ci sono andato. Forse era meglio andare prima nella cucina. Ah, trovo l'olio lì. No, madonna, messi così. Ehi, qualcuno, aiuto. Dio, non ci posso credere, perché... Voglio dire, perché? Cosa ha fatto per meritare tutto questo? Voglio dire, non può essere, mi merito questo. Sì, la flashbang fa meno, cazzo. Meno effetto fa. Ok, ora la studiamo la storia, perché mi sto perdendo, ragazzi, ovviamente. Un attimo capire. Ok, qua ci siamo andati. Perché perde la sanità mentale che sta nella luce? Devo camminare all'indietro per evitare la flash, beh. Trovo più un'indicazione. Magazzino. Ok, qua siamo
all'ingresso della cisterna. Ah, vediamo un po'. Il cancello a conduce fuori da quest'area è chiuso con lucchetto consumato. Ok, e poi come ci torno qua? Deve essere indebolito. Non so nemmeno dove cazzo sono andato per arrivarci. Non la lancio. Non è radiofari, esatto. Madonna. Sarebbe stato comodo un radiofaro qua. Serve qualche altra cosa quindi per romperlo. Madonna! Ehi, fermo! Non avvicinarti, voglio solo andare via. Non può uscire, è troppo pericoloso. Siamo arrivati dall'altro lato. Della sanità mentale come scende? Posso entrare quindi qua dentro. Questo è il lucchetto, cioè questa è la zona che abbiamo visto dall'altro lato comunque. Non trovo più la cucina, io vorrei trovare la cucina. Cucina. Ma si scopre che già ci sono stati. C'è la cucina che va sotto. Siamo bellissimo. Qua da dove sono entrato, perfetto. Coltello. Non mi dire che si è fermo vicino a fuoco. No, mi ha visto. È una sorta di acido, glielo voglio buttare addosso. Ma io.
Dribbling secco, se ne va, lo schiva. Fanculo. Sì, in automatico salve. Cioè, almeno prima stavo in automatico, non so da dove. Ok, quando siamo... No, ma... Dove cazzo siamo? Ok. Andiamo di nuovo sulla cucina. Okay, abbiamo da tutti i cosi, quindi penso che abbiamo girato un po' tutto. No, di nuovo. Ma sta dietro la porta questo. Ma... Vediamo se mi vedo per qua sopra. Dove cazzo mi nascondo? Già mi ha visto. Vabbè, siamoci qua. Io ti guardo a te e tu guardi a me. Dire che sei scocciato e se ne va, no, non è possibile. Vieni, vieni. Ma perché non glielo dirò addosso? L'ha schivato! Ma non gli trapassano queste cose. Cosa fa questo acido? Niente, una sorta di acido mi dice. No, le cose lo trapassano, non è tangibile per le cose. Almeno prima così ha fatto. Ora veniva spostato. Però non gli facevano niente. Sì, pure gli schiaffi mi dà. Si è morto. Sì, ma non capisco come fare. No, ma servirebbe anche una fionda, Johnny. Una fionda servirebbe. Visto che ormai siamo abituati con le mani nude o con le cose strane. Bacialo, magari non sei il suo tipo. Ma la bocca lì dove sta? La bocca è tutta la faccia praticamente. Voglio prendere questo. Ah, ecco, l'acido mi serve per aprire. Perfetto. Per aprire la serratura e andarmene. Ma dove cazzo era la serratura, però? Andiamo a questo. La 3 Mazzino. Qua in fondo forse no. Allora qua, eccola qua, la sedia vicino.
Hai gravemente indebolito. Ciao. Non ci rompere le palle, ma Sì, si lascia prima. I servitori lo... Vabbè, giusto in tempo, ragazzi, dai. Terminiamo qui. Che cazzo è mossa cisterna? No, già si flashback, ma no. Quindi utilizzi le fogne prosciugate come mezzo di trasporto? Sì, sono stato costruito per deviare l'acqua da una sorgente sotterranea e sono abbastanza spaziose. Sembrava solo naturale incorporarla nella struttura generale. Non oggi, il flusso è stagionale e quindi la sorgente asciutta. I tunnel umidi producono un tipo di muffa piuttosto velenosa. Azza. Ovviamente c'è un antidoto, ma non ce ne preoccuperemo oggi. Su, da questa parte, invece ci siamo quasi. Io voglio continuare la storia del tipo, devo leggerla. Che ora non l'abbiamo letta più. Racconti. Indietro, questo. Allora, 2 agosto 1839 sono giunto al villaggio di Alstadt. È un rifugio nel mezzo di una vasta foresta ed è la mia ultima fermata prima della destinazione finale, il castello di Brandenburg. Brandenburg, vabbè, quello. È tardi e la guida, che è stata nella carrozza da Bremen, mi ha consigliato di aspettare fino al mattino, prima di avventurarmi ulteriormente. Mi sono sistemato per la notte a Dermuhel, cazzo di tedeschi di merda, l'unica locanda del viaggio, e ora sto aspettando che sorga il sole. Cerco di dormire, ma appena chiudo gli occhi vedo gli uomini vittime di Londra. La mia paura e la mia vergogna mi costringono a vedere stesse scene ripetutamente. Sono morti a causa mia. 3 agosto 1839. Mi sento come se fossi fuggito dal mondo e da tutte le sue preoccupazioni. Brandenburg è una creazione maestosa posata su una collina ricoperta da una foresta con torri che vanno ben oltre i pini più alti. Seguendo la strada tortuosa che conduce a Cancelli, si ha l'impressione di scoprire qualcosa di dimenticato, come viaggiare con Marco Polo verso la nascosta Xanadu. Alexander, il barone, è un uomo strano ma buono. Sembra ben versato nelle questioni mondane e non è del tutto stravagante come immaginavo. La mia stanza è squisita. Scusi, che se la sta mangiando? E sono sicuro che nessun hotel per miglia e miglia possa neppure sperare di eguagliarlo. Non appena il sole si posa su Brandenburg, il suo aspetto da falo si trasforma in una lugubre oscurità. Gli strani servitori di Alexander non sono mai assenti. Sono un gruppo tranquillo e il loro comportamento può essere descritto solo come furtivo. Alexander sembra contento della mia presenza. Per come la mette, sembra che sia arrivato qui giusto in tempo. 4 agosto 1839. Gli incubi mi svegliarono nel primo mattino e per un momento dimenticai dove mi trovavo. Poco dopo bussarono alla mia porta. Alexander aveva sentito le mie urla e mi chiese di seguirlo nel salotto. Appena bevemmo il nostro tè, Alexander iniziò a raccontarmi quello che sapeva. Sembra che la sfera che ho trovato proietti un'ombra lunga e oscura. Non è solo un oggetto potente, ma anche pericoloso. Semplicemente toccandola invochi i poteri al suo interno e se sei troppo debole per controllarla ti divorerà. L'ombra è una cosa lenta che segue chi la mantiene, uccidendo chiunque o qualsiasi cosa che sul suo cammino rivendichi la sfera. Dissi che non mi importava dei suoi poteri e che l'avrei gettata. Alexander mi raccomandò di non farlo, perché avrei ancora fatto parte del cammino della sfera e alla fine avrei potuto morire. Essendo in possesso della sfera, almeno avrei avuto la possibilità di contrastarla a tempo debito. Chiesi ad Alexander cosa intendeva quando diceva che lui poteva proteggermi ed egli mi rispose che le cose possono essere fatte ma a un prezzo. Pure a un prezzo. Ok. Vabbè, questo è ancora che doveva finire il flashback.
Ottimo. Ottimo. Vabbè, poi ci pensiamo domani. Allora, ragazzi, vi ringrazio per la compagnia. L'appuntamento è per domani. Soliti orari, ragazzi. Domani 18, 20 e 30 e 21 e 30, 23 e 30. Vediamo se iniziare un altro gioco, perché tanto dobbiamo iniziarne un altro. Poi magari ne parliamo sul gruppo, ragazzi. Dai, vediamo un attimo come siamo messi. Se no dobbiamo andare avanti Amnesia entrambi, però lo finiamo poi alla fine, mi sa. Quindi direi di iniziare un altro gioco alle 6. Vabbè, poi ne parliamo sul gruppo. Per chi ci segue su YouTube, ragazzi, oltre a mettere le solite cose preziosissime che sono il mi piace, il condividi, commentare se vi è piaciuto il gioco o meno, vi invito in diretta a seguirci anche in diretta su Twitch. Perché siamo in diretta tutti i giorni dalle 18 in poi. Chiedi alle voci. No, chiediamo alle voci. Vi ringrazio ancora di avermi ascoltato fino a quest'ora. A domani. Buonanotte a tutti, ragazzi.